Hai appena ricevuto dall'European Research Council un finanziamento di 1.600.000 euro per realizzare nell'ambito del progetto ERC Starting Grant 2012 una tua ricerca. Certamente una bella soddisfazione. Di che cosa si tratta? L'obiettivo del progetto è di realizzare materiali che sono capaci di adattare la propria forma sia globalmente che localmente sulla base di stimoli esterni. L'idea base è quella di copiare creature viventi, come per esempio il delfino, che mi ha sempre affascinato da quando ero giovane, prima ancora di iniziare a fare la ricerca, che è un animale molto affascinante perché è in grado di nuotare velocissimo a bassissimi costi energetici. E riesce a fare ciò grazie al fatto, oltre che a deformare il proprio corpo globalmente, ma ha anche una pelle che sembra essere attiva e quindi sembra essere capace di deformarsi localmente a scala micrometrica. Esempi come il delfino ce ne potrebbero essere moltissimi altri, però è abbastanza intuitivo capire che se la tecnologia oggi permettesse di realizzare materiali che appunto hanno la capacità non solo di cambiare forma globalmente, ma anche di cambiare forma a scala molto molto piccola, anche nano e micrometrica, questo potrebbe essere estremamente interessante, per esempio per l'industria aeronautica, per l'industria navale, per la robotica, per applicazioni quali per esempio abbattimento del suono. Questo perché praticamente nel caso di abbattimento del suono o di abbattimento di vibrazioni strutturali si potrebbero appunto realizzare questi materiali che vibrano a comando a seconda, dei parametri esterni monitorati. L'industria aeronautica, per esempio, sta cercando di realizzare queste ali di aerei che cambiano forma, copiando appunto le ali degli uccelli, e certamente un materiale di questo tipo potrebbe certamente aiutare a raggiungere questi obiettivi, che purtroppo oggi con le tecnologie attuali non sono raggiungibili. Già Stanford ti eri distinta con innovazioni di altissimo interesse, mettendo a punto una sorta di seconda pelle simile alla tela dei ragni e sensibile a temperatura, pressione, umidità. La rilevanza è tale che addirittura la NASA ha contribuito con dei finanziamenti. Ci racconti com'è nato questo progetto? In qualche modo è legata all'attività che avevo fatto all'Università di Stanford, però esclusivamente nell'aspetto passivo di questo materiale, perché di fatto quello che avevo fatto a Stanford avevo sviluppato questa nuova tecnologia che poi avevo anche brevettato e che aveva avuto un grande, aveva catturato l'interesse anche della NASA, delle forze armate americane che avevano stanziato parecchi milioni di dollari per portare avanti la tecnologia. Sostanzialmente lì creavo una maglia microscopica che conteneva una serie di sensori che potevo poi espandere a scala macroscopica per coprire grandi aree. Quindi nel progetto europeo questo rappresenta soltanto la parte sensoristica che ti dà la possibilità di sentire dall'esterno quello che succede, però di fatto il progetto in realtà consiste nella realizzazione di questi materiali che, sulla base degli stimoli esterni sentiti tramite una maglia, per esempio, di questo tipo, sono in grado poi di adattare la propria forma in modo da migliorare alcune prestazioni a seconda ovviamente dell'applicazione. Quali sono le possibili applicazioni? Appunto, è possibile utilizzare per esempio per fare dei robot che hanno una pelle che riesce a copiare la pelle umana. Per esempio, impianti ortopedici si possono fare, oppure l'elettronica avanzata che permetta, per esempio, di creare dei display che ci teniamo in tasca e poi ad occorrenza li rendiamo grandi per utilizzarli e poi ce li rinfiliamo in tasca. Oppure applicazioni molto più importanti rispetto a queste sono, per esempio, applicazioni aerospaziali in cui, per esempio, c'è la necessità di mandare in orbita degli oggetti come, per esempio, dei pannelli solari, di mandarli chiusi, poi di aprirli una volta arrivati in orbita e poi si dovrebbero richiudere per riportarli sulla Terra. Di fatto oggi le tecnologie attuali non sono in grado di fare questa operazione di apertura e di chiusura e quindi di fatto si spreca moltissimo materiale, moltissimi prodotti realizzati. Invece il potenziale di questo nuovo progetto, di questo nuovo materiale sarebbe appunto di poter ovviare a tutte queste problematiche. Ti sei formata alla Sapienza, hai lavorato a Stanford, sei tornata in Italia a Roma 3, sei stata cervello in fuga e poi hai deciso di tornare. Trasferirsi all'estero è inevitabile per chi fa ricerca? Tornare è possibile o sei stata molto fortunata? Allora, questa è sicuramente una domanda abbastanza provocatoria.
E ovviamente io posso parlare per me. Nella mia storia, quando io ho deciso appunto di fare ricerca, ho iniziato con il dottorato di ricerca, le tematiche che volevo fare in quel momento non si potevano fare in Italia perché non eravamo pronti soprattutto nell'ambito dell'ingegneria per fare ricerca sulle nanotecnologie. Quindi io sono stata costretta a partire. Ma ciò non vuol dire che non ci siano altri settori in cui l'Italia è già pronta per andare avanti. Oggi l'Italia diciamo, ha fatto molti progressi nell'ambito delle nanotecnologie, ecco perché mi vedete di nuovo qui. Diciamo, la mia storia è un po' di fortuna, un po' di combinazione di eventi, un po' anche di risultati ottenuti che ovviamente mi hanno dato, diciamo, un'expertise che oggi mi ha reso un po' più forte. La fortuna è stata quella che nel momento in cui io per necessità familiari dovevo appunto rientrare in Italia, diciamo, cercavo ovviamente di trovare un ambiente favorevole, sia che appunto mi accogliesse che fosse un ambiente culturalmente adeguato alle mie aspettative. Ho girato molto, molto università, ho trovato parzialmente porte chiuse e in realtà. Diciamo, ho trovato il mio futuro qui all'Università di Roma 3, perché ho avuto la fortuna appunto di incontrare due professori illuminati, il professore Carassiti e il professor Bemporad, che hanno visto appunto la mia esperienza e hanno creduto in me, hanno reputato evidentemente che potessi essere utile e potessi far gioco al loro gruppo di ricerca. Quindi questo, diciamo, di questi due professori è un esempio di un'Italia aperta e certamente in evoluzione. E quindi penso che questa non sia un'isola felice, ma penso, mi piace pensare che ci siano altre realtà del genere in Italia. Quali differenze hai riscontrato tra il lavoro di ricerca italiano e quello americano? La differenza, più che nel lavoro di ricerca, perché alla fine la ricerca è quella che uno vuole fare, quindi ognuno si pone i propri obiettivi e cerca di perseguirli. Più che altro io ho notato differenza nello stato d'animo dei ricercatori. In Italia c'è un generale scetticismo, un crederci poco perché si pensa sempre che il contesto non sia quello giusto. Invece all'estero, in particolare negli Stati Uniti, dove ho lavorato appunto per molto tempo, si crede che si può fare qualunque cosa. Se hai un'idea, una notte, la mattina dopo ti metti a lavorare perché sai che ce la puoi fare, perché riesci a trovare le risorse, perché ci sono i laboratori giusti e quindi la gente ci crede. Quindi si sente nell'aria un'aria, un'energia che ti rende energico pure a te, anche se non lo sei. E invece in Italia c'è questo scetticismo, però devo dire che ultimamente mi sembra di vedere che si comincia a parlare di meritocrazia, si comincia a cercare di fare di più anche in Italia. Quindi, ecco, tornando al discorso mio, il mio caso è appunto un esempio, diciamo, di positività che si può avere anche in Italia. Quali sono i premi e i riconoscimenti che ti hanno dato maggiore soddisfazione e a cui sei più affezionata? Dunque, di premi ne ho avuti, diciamo, qualcuno. Recentemente, sicuramente, vabbè, a parte questo premio europeo, che in assoluto, diciamo, è quello più importante, l'anno scorso ho avuto un altro premio. Sempre legato, diciamo, a questa attività di ricerca che avevo fatto per questa pelle artificiale che può essere sviluppata con questa tecnologia di maglia espandibile, che mi ha dato soddisfazione perché è stato molto bello la sera della cerimonia. Erano invitate 300 persone, diciamo di tutti i tipi, c'erano donne di casa, gente, avvocati, insomma, qualunque tipologia di persona era presente lì. Io avevo preparato un video dove ho raccontato la mia storia, tra cui ho anche fatto vedere la mia ricerca. La cosa bellissima è stata che alla fine tutte queste persone sono venute a congratularsi, molte di loro dicendo che li avevo fatti commuovere. Quindi alcuni mi dicevano: non ho capito niente, però ho capito che hai fatto qualcosa di importante. E quindi, diciamo, questa è stata una bella soddisfazione. Quali progetti hai adesso in cantiere? Dunque, in cantiere sicuramente per i prossimi 5 anni sarò impegnatissima con questo progetto della Comunità Europea.
che prevede che io costituisca un gruppo di ricerca interdisciplinare, perché il progetto è fortemente interdisciplinare, e che metta su anche un laboratorio dove poter appunto realizzare e testare il materiale che devo realizzare. Poi ho anche ovviamente altre attività di ricerca, ho appena concluso alcuni progetti, uno finanziato dalle Forze Armate della Sud Corea, che si trattava di sviluppare dei dispositivi per fare stoccaggio di energia con nanotubi di carbonio, e un altro finanziato dalla Alenia Ermacchi per sviluppare dispositivi per antighiaccio per gli aerei. Entrambi i progetti intendo portarli ovviamente avanti. Diciamo più come in generale come linea di ricerca continuerò certamente a lavorare sui materiali multifunzionali e multiscala, e il mio desiderio è nei prossimi anni, ma non troppo futuri, di riuscire a mettere su un laboratorio, un centro di eccellenza, diciamo, sui materiali intelligenti, multifunzionali e multiscala, che faccia competizione agli Stati Uniti e che sia un centro di eccellenza in Europa.